Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Fabio Rampelli per parlare dell'esito del voto delle elezioni regionali. Allora, noi siamo usciti da 2 settimane di campagna elettorale e tanta propaganda. Abbiamo visto quello che hanno fatto alcuni giornali, però il risultato ha dato ragione a Marsilio. Allora, questo voto su che cosa la fa riflettere? Su come vengono fatte le campagne elettorali e sul comportamento sia della televisione che dei mezzi di informazione, perché abbiamo visto un film che poi alla fine aveva un finale diverso da quello che avevano presentato i giornali in qualche modo. Sì, sono rimasto sinceramente molto turbato dalla campagna elettorale degli ultimi 15 giorni, soprattutto diciamo, dal voto della regione Sardegna in poi, perché fino a quel momento andava tutto in maniera liscia, nel senso che c'era un serrato confronto tra i candidati, tra le coalizioni, abbastanza composto. Poi a un certo punto si è scatenato l'inferno, è un inferno che dal punto d'osservazione nazionale, cioè del circuito mediatico nazionale, si è riversato sulla regione Abruzzo come se fosse uno tsunami, cercando di modificare la realtà. E qualcuno ha anche immaginato, supposto che questa macchinazione potesse anche avere un seguito. Invece mi pare che gli elettori abruzzesi, nella stragrande maggioranza dei casi, abbiano fatto prevalere il loro giudizio e quindi anche la loro conoscenza della realtà rispetto a quella che veniva viceversa propagandata dalla Schlein, da Conte, da Renzi, da Calenda, che erano tutti insieme in questa specie di campo largo. Non gli ha portato bene il campo largo, insomma. Però insomma c'è da riflettere su quanto possa essere giusto accettare una tale travisazione della realtà. Non c'è solo l'aggressività che ci può stare in una campagna elettorale, c'è la calunnia, c'è la menzogna sistematica, c'è la diffamazione, c'è stata l'interruzione del silenzio elettorale con un'accusa a 8 ore dall'apertura delle urne, pazzesca, inverosimile, e cioè l'accusa rivolta al presidente Marsilio e a sua moglie di essere stati condannati in primo grado di giudizio per un processo che non c'è mai stato, per una indagine che non c'è mai stata, quindi una totale fandonia. Quindi queste sono state le condizioni in cui Marsilio e la coalizione di centrodestra hanno dovuto affrontare la campagna elettorale, e penso che il voto così largo, la dica lunga su quanto effettivamente ci siano stati 5 anni di buon governo, risultati concreti. 5 anni non sono tantissimi, insomma, diciamo che ragionevolmente una persona che si trova a governare una struttura complessa come una regione, con il mastodonte della sanità, i 2 anni di pandemia, non ha molto agio per poter fare delle cose significative. Eppure i risultati concreti sono stati realizzati e soprattutto sono state create le basi per i prossimi 5 anni, non basi teoriche. Ma ci sono finanziamenti, progetti approvati, nulla osta dalla sovrintendenza, cioè tutta la parte amministrativa per la realizzazione di 4 nuovi ospedali, per la realizzazione della modernizzazione della Roma Pescara, cioè la ferrovia, che in questo momento è una specie di carovana senza grandi possibilità di utilizzo per chi voglia spostarsi appunto dalla capitale fino all'Adriatico. Però sono tutte procedure attivate, cioè, vanno tenute sotto controllo. È probabile che magari neanche si concludano nei prossimi 5 anni, perché in particolare Roma Pescara è un'opera infrastrutturale molto imponente e quindi bisogna fare tutte le progettazioni anche delle tratte successive a quella che è stata approvata e finanziata dal CIPES alla fine di un lungo percorso poche settimane fa. Quindi sono comunque rammaricato di questo clima e soprattutto della, direi, quasi impossibilità di contrastare chi svolge campagna elettorale impunito, raccontando balle assolute. Un'altra cosa surreale che è accaduta, che è diventato virale, è la dichiarazione da parte di Marsilio, secondo la sinistra, che l'Abruzzo
sarebbe bagnato da tre mari, cioè una cosa... In questi giorni me l'hanno detto tutti. Ma ci si rende conto, penso io, che anche un bambino della scuola primaria sa che l'Abruzzo è bagnato soltanto dal mare Adriatico, a maggior ragione lo sa il governatore Marsilio, che è laureato con 110 e lode in lettere e filosofia e ha svolto l'esame di geografia, ma soprattutto, forse che è ancora più importante, lo sa il bambino Marco Marsilio, che veniva portato dalla sua famiglia abruzzese a passare le sue vacanze estive sul mare Adriatico. Quindi è una balla stratosferica che ha fatto il giro dei social in maniera compulsiva, per cui tutti hanno raccontato la bugia che Marsilio avrebbe dichiarato. Marsilio faceva un discorso che peraltro l'ha fatto in Consiglio regionale senza che l'opposizione abbia potuto eccepire nulla. Era un ragionamento sulle autorità portuali nei tre mari da parte di diverse regioni che in quanto tali si affacciano su tre mari, tra cui l'Abruzzo che si affaccia sull'Adriatico, e quindi era una richiesta di potenziamento della capacità infrastrutturale, logistica di queste tre regioni che si affacciano su tre mari ma che non sono premiate. Allora, trova che nell'ammissione della sconfitta Conte sia stato intellettualmente più onesto della Schlein, che ha detto è cambiato il vento? Allora, lei dopo due confronti politici come quello della Sardegna e dell'Abruzzo l'avrebbe detto che è cambiato il vento, soprattutto dopo una sconfitta di quelle proporzioni? Ma assolutamente no. Guardi, intanto in Sardegna bisogna ricordare che l'unico problema che ha avuto il centrodestra è stato aver scelto il candidato Paolo Truzzu, che molti di noi non conoscono perché siamo cittadini del continente, però il sindaco del comune capoluogo di regione, Cagliari, in Sardegna è conosciuto anche dai sassi, quindi era una candidatura molto autorevole ed era la fine del suo mandato da sindaco e quindi era spendibile. Certo, siccome stava al primo mandato un sindaco sfascia tutto perché mette opere pubbliche ovunque possa per migliorare la qualità della vita, la circolazione, il trasporto, eccetera. I cittadini in quella fase lì magari sono anche in collera col sindaco perché si è impegnato troppo, diciamo. Diciamo perché comunque ha creato i presupposti per stare meglio, ma certo, effetti ancora non si erano. Gli effetti ancora non si vedono. L'ultima cosa. Volevo dire che sicuramente Conte è stato intellettualmente più onesto, perché intanto ha chiamato Marsilio, si è complimentato. E direi che la Schlein è anche scivolata su un piano pazzesco, perché da una persona che ha praticamente tre cittadinanze, chiamiamo così, per semplicità e per farci comprendere, quindi America, Svizzera, Italia, e che si trova in Parlamento, cioè a questo punto per analogia lei non dovrebbe fare a parlamentare, penso io, no? Perché l'accusa rivolta a Marsilio, che è da cinque generazioni la sua famiglia abruzzese, la sua famiglia che aveva quattro figli, quindi insomma un peso importante, è stata costretta a emigrare a Roma, mantenendo comunque la sua casetta a Tocco di Casauria, dove continuava a frequentare nelle stagioni estive, eccetera, per non fare la fame. Quindi Marsilio, che è abruzzese da cinque generazioni, è tornato in Abruzzo per restituire, è come il turismo delle radici, no? Per cercare di restituire alla regione Abruzzo quello che comunque gli aveva dato in termini di carattere, di tenacia, di radicamento, di valori importanti che lui comunque anche nella sua carriera romana aveva potuto mettere a frutto. Quindi è stato rimproverato di essere romano e anche questo un tormentone pazzesco che ha imperversato in tutta la campagna elettorale, fatto peraltro dalla Schlein, che è una cosmopolita per eccellenza, quindi si è messa a fare lei la campanilista, che era la persona meno titolata a farla sia per ragioni culturali ma anche per ragioni anagrafiche. Vuole dire qualcosa sulla polarizzazione del voto nel centrodestra? Allora, Forza Italia e Noi Moderati hanno ottenuto un buon risultato, la Lega è calata e Fratelli d'Italia è salita molto. Allora, si può fare un ragionamento su come si è polarizzato il voto nel centrodestra tra voi e la parte moderata, Forza Italia e Noi Moderati?
Guardi, la coalizione di centrodestra, che nasce nel 94 praticamente, come possiamo ricordarci, tranne la parentesi, diciamo così, della secessione bossiana, ma subito dopo, dal 96 quindi in poi, è sempre stata una coalizione coesa, tenuta in piedi insieme da comuni valori di riferimento, da un comune sentire, un comune modo di interpretare proprio la vita e la società. Quindi il fatto che dall'epoca a oggi ci sia stata la fase in cui la locomotiva della coalizione è rappresentata da Forza Italia e dal presidente Berlusconi, poi c'è stata la fase in cui la guida invece è stata presa in consegna dalla Lega Nord e dal suo segretario Salvini. Adesso è il turno di Fratelli d'Italia, però non c'è mai stata spaccatura, siamo sempre rimasti coesi. C'è una diversa distribuzione dei pesi interni e la ruota gira, quindi insomma immaginiamo che in futuro le cose potranno ancora cambiare. L'importante è che il centrodestra rimanga compatto per servire l'Italia in una situazione di bipolarismo che deve continuare a maturarsi, di elezione diretta del Presidente del Consiglio e quindi di norme che stabilizzino chi governa con un adeguato premio di maggioranza e che lo vedano andare all'opposizione nel caso in cui governi male, come accade nei comuni, come accade nelle regioni. Questo modello di bipolarismo e di coalizioni omogenee noi alla vigilia delle elezioni europee intenderemo esportarlo, il modello italiano, anche a Strasburgo e a Bruxelles, per avere anche lì alleanze omogenee, non i pastrocchi socialisti e popolari che non hanno niente a che spartire gli uni con gli altri, e quindi recuperando il senso anche di un'alternanza di governo in Europa. Quindi chi vince governa, chi perde fa l'opposizione a Strasburgo, poi ovviamente c'è anche la partita dei governi, non è che ogni governo dell'Europa, dei 27 Paesi membri, deve essere rappresentato e quindi dovrà avere i propri commissari. Però le linee di indirizzo che abbiamo dato dal Parlamento europeo devono essere fedeli agli orientamenti espressi dai cittadini. Chiarissimo. Grazie al Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, con il quale abbiamo commentato il voto in Abruzzo. Grazie.